Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano. È appena iniziata in questo momento un'altra trasmissione che vi terrà compagnia sia sulla nostra frequenza radio, ma anche sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. E lo farà attraverso l'ascolto di alcuni canti cristiani e anche magari con qualche lettura, come al solito, tratta dalla Bibbia. Iniziamo subito col primo cantico e vi auguro un buon ascolto con la pace di Gesù. Iniziamo con un cantico con il quale il Signore ci incoraggia. Il suo titolo è Non ti lascerà. Vedere che a un passo nella notte nel cammino, tante volte non capire il dolore, il morire, non sapere quello che avverrà domani alla tua vita, ma avere la certezza che egli ti sarà vicino, questo chiede a te. Finché la tua fede non sia posta in te stesso e che tu non ti appoggi sulla tua saggezza, come Abramo a volte tu dovrai offrire il tuo Isacco su una strada che non puoi capire o non puoi rivelarti, ma se alzi il tuo sguardo lo vedrai con te, capirai che la sua mano non ti lascerà. Proverà soltanto la tua fedeltà, il tuo amore, all'ultimo istante ti soccorrerà. Non ti lascerà e non ti abbandonerà da solo, anche se ti sembrerà che a volte tu lo sia. Nei momenti più difficili tu scoprirai che Gesù è vicino a te. Rimanere in un momento incerto e senza più speranza, non sentire più il conforto della sua dolce presenza, ritrovarsi in mezzo al mare in una barca che già affonda e pensare che lui dorma e non si occupi di te. Ma se alzi il tuo sguardo lo vedrai con te, capirai che la sua mano non ti lascerà. Troverà soltanto la tua fedeltà, il tuo amore, all'ultimo istante ti soccorrerà. Non ti lascerà e non ti abbandonerà da solo, anche se ti sembrerà che a volte tu lo sia. Nei momenti più difficili tu scoprirai che Gesù è vicino a te. Che non ti lascerà, che Gesù è vicino a te, oh sì, vicino a te. Come ho detto poco fa, abbiamo ascoltato Non ti lascerà e adesso ascoltiamo un altro cantico dal titolo La mia preghiera.
sia come un profumo d'incenso, la mia orazione davanti al tuo trono, come il sacrificio di sera, nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. La mia preghiera arrivi a te come un profumo d'incenso, un sacrificio di grazia, Dio, davanti al trono tuo, nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e che stiamo insieme ascoltando La mia preghiera. La mia preghiera davanti a te sia come un profumo d'incenso, la mia orazione davanti al tuo trono, come sacrificio di sera, nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. Come un profumo d'incenso, come il sacrificio di sera, la mia orazione davanti al tuo trono, la mia preghiera davanti a te, come un profumo d'incenso, come il sacrificio di sera, la mia orazione davanti al tuo trono, la mia preghiera davanti a te. Il sacrificio è. Abbiamo insieme ascoltato questo meraviglioso cantico dal titolo La mia preghiera. Adesso leggiamo assieme dalla Bibbia il Salmo 34. Thank you.
Io benedirò l'Eterno in ogni tempo. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno, ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Ho cercato l'Eterno, ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a lui e sono stati illuminati, e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato, e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. Dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato l'uomo che si rifugia in lui. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Qual è l'uomo che desidera la vita e che ama lunghi giorni per vedere il bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e procacciala. Abbiamo letto dal Salmo 34, dal primo verso al verso numero 14. Adesso ascoltiamo un cantico ispirato proprio a questo salmo, infatti il suo titolo è Salmo 34. Buon ascolto a tutti da Radio Messaggio Cristiano. Questo afflitto ha gridato all'Eterno ed egli l'ha salvato dai suoi dolori. Lodate con me l'Eterno ed esaltiamo il nome suo. Tutti insieme
Lodiamo insieme l'Eterno. In un altro salmo troviamo scritto che è buono e piacevole che i fratelli si trovino insieme nell'unità a lodare l'Eterno. E adesso ascoltiamo un cantico ispirato proprio a queste frasi. Stiamo ascoltando Alleanza. Adesso ascoltiamo Quando insieme. Quando insieme noi siamo radunati nel nome tuo, tu ci dici che sei me. A noi, due o tre o ancora di più, non importa a te Gesù, se nel nome tuo ci raduniamo.
pane davanti a noi, il tuo spirito fai scendere. Quando insieme noi siamo radunati nel nome tuo, tu ci dici che sei in mezzo a noi e scopriamo che sei abbiamo ascoltato Quando insieme e adesso, rimanendo su questo argomento, ascoltiamo Uniti nella carità. Buon ascolto sempre da Radio Messaggio Cristiano. Non puoi amare Dio dicendo è la mia vita. Se poi non ami il fratello che hai davanti a te. Ci vuole uniti e noi dobbiamo volerci bene, volerci bene. Uniti nella carità della famiglia sua, noi con lui insieme. Non puoi amare Dio e dirgli se la mia vita. Sono Dio una cosa sola, una cosa sola, quella che qui in terra mostra il paradiso che disse a noi Gesù. Io vi do. Che fa cogliere il fratello proprio
Tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Stiamo ascoltando Mentre porto in giro il cuore. Sei accanto a me in questo viaggio, mentre porto in giro il cuore tra le storie di ogni giorno. Gesù, faccio parte del tuo sogno lungo tutto il mio cammino. Non mi lasci solo mai. Sei qui, accendi il cielo intorno a me. La notte è finita ormai. Illumini il mondo intero. Mi dai coraggio ed io sarò, sarò il tuo battito del cuore. L'amore, l'amore non basta mai. Per volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù, a mani tese, donare amore, agli occhi stanchi che non sperano più. Vorrei due ali, poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù, a mani tese, donare amore, agli occhi stanchi che non sperano più. Vorrei due ali, poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù, a mani tese, donare amore, agli occhi stanchi che non sperano più. Vorrei due ali, poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù. Forza, la mia gioia in ogni istante mi risuona dentro al cuore. Gesù, faccio parte del tuo sogno lungo tutto il mio cammino. Non mi lasci solo mai. Non ho paura, tu sei poter volare, toccarti il cuore e poi tornare. Abbiamo ascoltato Mentre porto in giro il cuore e ora ascoltiamo L'amore di Dio.
l'amore che mi ha redento e che mi ha tirato dal fango più profondo e mi ha fatto sedere con i principi in onore. Ora un posto alla sua tavola io. Voglio a tutti raccontare di questo amore che ha preso la condanna del mio dolore, di questo amore che non ha limiti, che non ha mai fine. Voglio a tutti raccontare di Gesù. Ha lasciato la sua gloria ed è venuto in questo mondo ed è morto sulla croce anche per te. Ha donato il suo sangue, quale prezzo di salvezza, e chiunque crede in lui la vita eterna avrà. Grande l'amore di Dio, grande l'amore di Dio. L'amore tuo, possiamo misurare la grandezza, la profondità e l'altezza del suo amore, di questo amore che non ha limiti, che non ha mai fine, questo amore che per sempre durerà. Ha lasciato la sua gloria ed è venuto in questo mondo ed è morto sulla croce anche per te. Il suo sangue, quale prezzo di salvezza, e chiunque crede in lui la vita eterna avrà. Grande l'amore di Dio, grande l'amore di Dio, amore grande, amore immenso, grande l'amore tuo, Signore. Grande l'amore di Dio, grande l'amore di Dio, amore grande, amore immenso, grande l'amore tuo, Signore. L'amore di Dio è così grande e non cambia mai. Infatti nella Bibbia troviamo scritto che Dio è lo stesso, ieri e oggi e in eterno. E come ai tempi passati ammaestrava il suo popolo, continua a farlo tutt'oggi e lo fa a tutti i suoi figli sparsi in tutto il mondo. Ed è per questo che vi invito a seguire i culti che vanno ogni martedì e venerdì sera sia sulla nostra frequenza radio ma anche sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, e vanno in onda ogni martedì e venerdì sera. E vi invito anche ad ascoltare le dirette della domenica mattina sempre del Fratello Nino, che vanno in onda più o meno alle 10:15.
Ed oltre a questi appuntamenti vi ricordo anche i calendari, il versetto del calendario ogni sera. Infatti questi versetti dell'intero mese sono stati sorteggiati, quelli però di tutto l'anno, mesi prima, e vengono pubblicati mese per mese. Ed ogni sera potete leggere su Facebook e sulla nostra pagina Instagram il versetto del giorno accompagnato da un breve commento sempre del fratello Nino. E per qualsiasi informazione, se volete anche parlare col pastore, potete liberamente chiamare a questo numero 349 64 11 232, che adesso vi ripeto 349 64 11 232. O se preferite potete anche scriverci all'indirizzo email pastore@rmcr.it. Risponde sempre Radio Messaggio Cristiano. Adesso continuiamo la trasmissione con l'ascolto di altri cantici e vi auguro, come ho fatto anche all'inizio, un buon ascolto con la pace di Gesù. Stiamo ascoltando un cantico cantato in chiesa dal titolo Per noi venne Gesù. Quelli che cercano il mio nome,
dopo aver ascoltato questo bellissimo cantico dal titolo Per noi venne Gesù, ascoltiamo Non temere. Io ti ho creato e ti ho salvato, tu mi appartieni, ti amo. Io ti ho formato e ti ho chiamato per nome, tu sei prezioso per me, ti amo. Ti aiuterò e ti sosterrò per sempre, io ti guiderò e ti stringerò a me. Non temere, io sarò con te. Quando passerai per le acque non sarai sommerso, non temere. Io sarò con te. Quando passerai per il fuoco non sarai bruciato. Non temere. Io ti ho formato e ti ho chiamato per nome, tu sei prezioso per me, ti amo. Sosterrò per sempre, io ti guiderò e ti stringerò a me. Non temere, io sarò con te. Quando passerai per le acque non sarai sommerso, non temere. Io sarò con te. Quando passerai per il fuoco non sarai bruciato, non temere. Io sarò con te. Quando passerai per le acque
non sarai sommerso, non temere, io sarò con te quando passerai per il fuoco, non sarai bruciato. Non temere. Non temere. Io sarò con te. Abbiamo ascoltato Non temere e ora ascoltiamo Non aver paura. Non aver paura nello
adesso noi vogliamo ringraziare il Signore e lo facciamo attraverso una lettura. E lo facciamo attraverso la lettura tratta dal capitolo 12 del libro del profeta Isaia. In quel giorno dirai: io ti celebro, Eterno, anche se ti eri adirato con me, la tua ira si è calmata e mi ha consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. In quel giorno direte: celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso, cantate lodi all'Eterno perché ha fatto cose grandiose, questo sia noto in tutta la terra. Grida ed esulta di gioia, abitatrice di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Adesso ascoltiamo insieme il cantico dal titolo "Ma ora io credo". Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. Ascolta, Signore, la voce del cuore di questo mio cuore che è pieno di errore. Io voglio dirti che sono pentito, mi pento del male che vive in me. Da già tanto tempo volevo venire steso ai tuoi piedi, la vergogna nel cuore, la forza e il coraggio mancavano, però triste e deluso fuggivo da te. Quanta stoltezza è vissuta in me, l'onore, l'orgoglio e la vanità, e una voce interiore che mi applaudiva, mi diceva: sei forte, sempre vincerai. Ma un giorno mi sono provato manciate di mosche ferite nelle mie mani, castelli di sabbia crollati di colpo, miseramente un vuoto in me. Ed allora ho iniziato a farmi giustizia della miseria di questa vita. Ed allora ho gridato disperatamente che la vita è una burla e che senso non ha, che senso non ha. Ho saputo che c'era un Signore che aveva guarito migliaia di cuori. Diceva che Egli era morto per noi e che Egli era morto perfino per me. Diceva anche: il vuoto che sentivo in me era la mia vita lontana da Lui, perché solo in Lui c'era la verità, la via, la vita e la felicità. Allora ho guardato tutta quella gente, ridevo di scherzo amaro nel cuore. Non volevo credere in quella storia, chi poteva mai essere morto per me? Avevo trovato solo incomprensioni, tanto odio, rancori e malvagità. Perciò fino ad ora ti ho resistito, ti ho sempre negato e spinto il tuo amore. Io credo, tu sei morto per me, io credo che tu sia il figliuolo di Dio, e ti chiedo perdono, perdono col cuore, e questa mia vita io dono a te, io dono a te. Ma
questa mia vita io dono a te, io dono a te. Abbiamo ascoltato Ma ora io credo e adesso ascoltiamo C'è chi può asciugare. Accanto a te, in te vuole entrare, per donarti il suo amore. Chi può calmare le angosce del tuo cuore, chi tuoi timori da te allontanare? C'è chi può donarti la felicità, chi una nuova vita ti può dare. È Gesù il Signore, colui che morì. Infatti nella Bibbia troviamo scritto che Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e più precisamente la troviamo scritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse al verso 4. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate. Adesso ascoltiamo Pensando a te. Desidero venire presso questo altare dove brucia un fuoco sacro e splende una luce inaccessibile, dove sale un profumo
una fragranza di grazia, ed il sangue del sacrificio mi rivela il Calvario. Prima che il vento del giorno spiri e le ombre fuggano, io me ne andrò al monte della mirra, al colle dell'incenso, dove la rosa di Sharon ed il giglio delle valli e fondono nel mio cuore un dolce amore. E lì contemplare il tuo volto coronato di spine, le tue mani forate da quei chiodi che ti hanno offeso. E poi toccare con i miei occhi quanto infame è stata la croce. Hai prestato il tuo dorso ai flagelli ed il tuo volto agli sputi. Ma sei stato col ricco nel sepolcro perché la tua anima innocente non poteva essere trattenuta nei legami della morte, ed hai lasciato una tomba vuota. Ora al cielo sei salito, perché sei il Signore il Re Gesù, perché sei il Re Gesù. Sei il Re Gesù, io qui adoro te. Tu sei il Re Gesù, beato è Dio lassù, io qui adorerò solo te. Gesù, io qui adoro te. Tu sei il Re Gesù, beato è Dio lassù. Io qui adorerò. Adesso ascoltiamo insieme l'ultimo cantico per questa trasmissione. Il suo titolo è Santo, Santo e l'Onnipotente. Buon ascolto a tutti, sempre da Radio Messaggio Cristiano. Ricevere la gloria.
degno sei, Gesù, di ricevere forza e potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e furono create. Santo, santo e l'onnipotente che era ed è e che sarà. Santo, santo e l'onnipotente che era ed è e che sarà. Degno sei, Signore, di ricevere la gloria e l'onore. Degno sei, Gesù, di ricevere la forza e la potenza, perché tu hai creato le cose e per tua volontà esistono e furono create. Santo, santo e l'onnipotente che era ed è e che sarà. Santo, santo e l'onnipotente che era ed è sarà. Santo, santo e l'onnipotente che era ed è e che sarà. Santo, santo e l'onnipotente che era ed è e che sarà. Adesso, prima di salutarvi, voglio ricordarvi ancora una volta che state seguendo Radio Messaggio Cristiano e che i cantici che ascoltate in queste trasmissioni, presenti anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, potete richiederli per ascoltarli la domenica mattina, poco prima della diretta delle 10:15, poco prima appunto della diretta del fratello Nino. E potete richiedere quindi questi cantici che ascoltate in queste trasmissioni, ma anche nei culti, nelle dirette, e se volete potete anche richiedere dei passi tratti dalla Bibbia. E per farlo potete chiamarci a questo numero 349
64 11 232, come quello appunto che vi dicevo prima, e potete anche scriverci sempre a questo indirizzo email pastore@rmcr.it. Adesso siamo giunti al momento dei saluti e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulla nostra frequenza radio. Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano.